Uomini e donne, Andrea Dal Corso racconta la sua verità sulla vicenda relativa alla trans Gwendalina Rodriguez. Andrea Dal Corso ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine in cui affronta la vicenda relativa alle dichiarazioni della trans Gwendalina Rodriguez con accento acuto Guez. Uomini e donne, le dichiarazioni di Gwendalina Rodriguez con accento acuto Guez. Andrea Dal Corso è stato preso di mira da una giovane trans brasiliana, Gwendalina Rodriguez con accento acuto Guez, che ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti su di lui. Innanzitutto ha detto che tutto quello che sta facendo con Teresa Langella è falso e lo fa solamente per la popolarità. Poi ha detto di avere un rapporto con lui, ha raccontato di scambi continui di messaggi e non solo. Infine, ha dichiarato di essere una escort e che Andrea era molto interessato anche all'altro sesso. Uomini e donne, la replica di Andrea Dal Corso. Inizialmente Andrea non ha dato peso a queste dichiarazioni. Poi, però, hanno cominciato a prendere piede e, quindi, si è sentito in dovere di dire la sua. Qualche giorno fa aveva pubblicato un post su Instagram in cui ha chiarito qualche punto. Continua dopo il post. Tuttavia, sembra non essere bastato. Andrea ha deciso di riparlarne, più in dettaglio, attraverso le pagine di Uomini e Donne Magazine. Uomini e Donne Magazine, l'intervista di Andrea Dal Corso. Per prima cosa il modello veneto ha precisato che, se non ha detto niente nei primi giorni, è stato solamente perché la cosa lo ha anche divertito. Anche se, appena ha incontrato Gwendalina Rodriguez con accento acuto Guez in quel bar, ha subito capito che c'era qualcosa che non andava. Avevo captato che questa persona mi ha chiesto una foto una sera come se avesse un fine diverso. Con i miei amici ho detto subito, questa persona non mi convince, per me gatta ci cova. Sulle dichiarazioni fatte in seguito dalla trans ha aggiunto. Pensavo durasse un giorno, invece lei si è inventata cose molto pesanti. E molti mi hanno consigliato di querelarla, ma le darei ancora più visibilità. Sono tranquillo, consapevole della mia sessualità. Quello che mi è dispiaciuto è vedere le testate di gossip andarle dietro senza interessarsi a me. L'ex corteggiatore di Teresa Langella ha spiegato che probabilmente non farà nulla a riguardo e, anzi, vorrebbe aiutare quella ragazza se ne ha la possibilità. Il nervoso iniziale, quindi, ha lasciato spazio alla serenità. Ero molto nervoso, ma se una persona ha il sole dentro è difficile spegnerlo, soprattutto con cavolate come questa. Anche la famiglia di Andrea non è stata particolarmente colpita da quello che è successo. Nelle ultime ore pare che la stessa Gwendalina voglia ritrattare ciò che ha detto nelle ultime settimane.